Questa è una demo riguardante il software ABCD. Il software è disegnato sulle specifiche del metodo ABA ed è basato su un'architettura web. È accessibile, adattivo e semplice. L'architettura web che descriveremo si avvale di un laptop e di un dispositivo touchscreen. In questa demo si tratta di un iPad. Entrambi i dispositivi accedono alla stessa applicazione ma con modalità differenti. Come si può vedere, il laptop e l'iPad sono indipendenti e non sono necessari cavi di collegamento tra i due. L'iPad è la finestra di lavoro del bambino, mentre il tutor controlla il flusso dell'applicazione dal PC dove è in esecuzione. Ogni evento che ha luogo nella finestra del bambino è registrato nel database e i dati ad esso relativi sono presentati in tempo reale nel pannello del tutor. Nel seguito mostreremo l'interazione usando un laptop e uno schermo esteso al posto dell'iPad, questo per garantire una migliore qualità delle immagini. Questa è la pagina di login. La prima pagina contiene lo storico delle sessioni precedenti. Premendo il bottone Start Session, nel caso di interfaccia in inglese, si entra nella pagina principale su cui lavora il tutor. Alla sinistra si possono vedere i tipici programmi ABA, dall'abbinamento al programma espressivo. Ogni programma è eseguito in accordo ai principi dell'apprendimento per prove discrete. Si può quindi selezionare la categoria e come risultato si vedranno gli articoli ad essa appartenenti raggruppati in non acquisiti, acquisiti e l'articolo in acquisizione. Qui poi abbiamo le informazioni di chi ha fatto il login. Selezionando per esempio prove estese, nel programma abbinamento immagine-immagine, il software crea una finestra che viene resa disponibile sull'iPad e nella quale il bambino esegue l'esercizio. Il bambino deve trascinare l'articolo in basso per abbinarlo all'analogo in alto. Se l'abbinamento non è corretto, l'articolo viene respinto in basso. Se invece è corretto, l'articolo viene attratto dal suo simile. Il pannello del tutor riporta quello che succede nello schermo del bimbo, mostrando in tempo reale le statistiche riguardanti l'esecuzione dell'esercizio. Il tutor può specificare la percentuale di prompt che ha fornito al bambino usando i tasti da 1 a 5. Può anche registrare il verificarsi di eventuali comportamenti problema e la loro tipologia, sempre premendo il tasto relativo nella tastiera. Per semplicità, i tasti sono riepilogati nel pannello stesso. Inoltre può fornire al bambino un rinforzo di tipo multimediale usando il tasto 0 se il bambino ha fatto l'esercizio in modo corretto. Selezionando invece il programma ricettivo, il software mostra tre articoli e il bambino deve toccare l'articolo corretto in base allo stimolo fornito dal tutor. In questo esempio il bambino è non ricettivo, per questo il software adatta l'interfaccia aggiungendo lo stimolo discriminativo in alto. Qui il tutor può inserire eventuali commenti. Il programma successivo, espressivo immagine, mostra la databilità del software. Se il bambino è non verbale, viene fornito un supporto alla sua risposta tramite etichette testuali tra le quali scegliere quella corretta.
Alla fine della sessione, il software offre al tutor un sommario con la lista dei programmi fatti. Per ognuno di essi è possibile inserire un commento nel caso in cui si vogliano riportare eventi degni di nota intervenuti durante la sessione e di cui informare il tutor che lavorerà successivamente con lo stesso bambino.